L'Italia batte il Brasile dopo una partita veramente incredibile. Cos'è stato il quinto set? Prova a raccontarlo un po'. Ma uno, che siamo sicuramente contenti. Due, vorrei fare appello, perché se avessimo perso questa partita per un errore arbitrale così scandaloso avrei veramente tirato giù il palazzetto. Però al di là di tutto godiamoci il risultato, perché l'abbiamo inseguito tanto, ce lo siamo guadagnati giocando una partita vera contro una squadra dall'altra parte che secondo me ha giocato dell'ottima pallavolo per più di 2 ore, quindi non è che loro hanno beccato una giornataccia o cosa. Noi secondo me abbiamo giocato bene e ci siamo meritati di vincere questa partita. Un'altra grande prestazione di Lasco, l'altro giorno con la Russia non hai voluto parlare, oggi puoi dire qualcosa? Sinceramente non lo so, io penso di essere calato sul finale, un po' per tutto, per una serie di cose. Però ti ripeto, il fatto di essere una grande squadra fa sì che magari se uno cala un attimo gli altri crescono, e così è stato. Cioè, secondo me il quarto set in cui io sono andato peggio in tutto l'arco della partita l'abbiamo portato a casa, quindi vuol dire che gli altri hanno fatto molto bene. Niente, guarda, sono contento, siamo molto contenti e come dicevo l'altra volta, usciamo dal primo minigirone, che secondo me è il più difficile di tutti, con una buona consapevolezza e anche un buon punteggio. 8 anni batte il Brasile. Sentire dopo 8 anni è una bellissima cosa, guarda. Come ho detto, Mauro ci ha caricato veramente tanto, noi siamo stati molto bravi a prenderlo sul serio, ma sul serio veramente. E oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Oggi su Facebook ho messo una frase e pensavo di aver un po' esagerato, nel senso che ho detto che andavamo a lottare con le grandi, ma dopo aver visto questa partita penso di aver avuto ragione, quindi ce la godiamo tutta. Anche perché il Brasile ha avuto 5 match ball piuttosto che niente. Il Brasile ha avuto 5 match ball, noi secondo me 2 li abbiamo avuti e anche molto molto limpidi, quindi è un po' rammarico nostro, un po' rammarico loro, però noi siamo veramente veramente contenti perché abbiamo dimostrato di essere una squadra con l'S maiuscolo. Soprattutto una squadra che non si arrende mai. No, non ci arrendiamo mai, perché comunque quando fai dei viaggi così, giochi delle manifestazioni del genere, poi soprattutto dopo la prima partita che l'abbiamo persa così, eravamo ancora un po' incavolati, quindi vincere una partita del genere è stupendo.